Tutti amici, come va? Allora, oggi vi faccio un video dove vi faccio vedere delle cose un po' personali. Diciamo che è un po' che pensavo di fare questo video e mi andava di farvi vedere alcuni ricordini che mi sono conservata, che quando magari sono un po' giù di morale o un po' di nostalgia, vado a aprire il cassetto dove sono riposti e me li vado a guardare. Quindi mi andava di farlo anche con voi, insomma, aprire questo cassetto di comunicazione che ho con voi e mostrarvi delle piccole cose che sicuramente per voi non hanno nessun significato, nessun valore, però per me sono la cosa più importante di tutti i ricordi che ho. Diciamo che la cosa più importante sono queste piccole cose. Allora, un consiglio che vi do, soprattutto alle mamme, alle ragazze che non sono ancora mamma, è di conservare tutto, diciamo, io ho questa, non so se è un pregio o un difetto, quello di conservare e tenere come ricordo qualsiasi cosa che magari mi viene regalata o da quando ero piccolina, e questa mia passione, diciamo, tra virgolette, mi ha aiutato in alcuni momenti, diciamo, perché, come vi ho appena detto, quando mi trovo in certe situazioni particolari, apro il cassetto, guardo queste cose e già mi sento meglio e mi viene una carica che magari in quel momento non ho, la ritrovo lì. Però non siamo tutti uguali, quindi ritorno al discorso che se anche a voi piace quest'idea, potete farlo perché tante volte uno non ci pensa. Invece sono cose molto importanti secondo me. Però bando alle ciance, insomma, era una piccola intro che ho voluto fare per spiegare in qualche modo il motivo per cui vi faccio vedere queste cose. E cominciamo subito, praticamente. Sono dentro questa scatola qui. È una scatola semplicissima di plastica. Eccolo qua. C'è scritto ricordi di e i nomi dei miei figli. Sono poche cose. Hanno un valore immenso. L'apro di qua, se non fa troppo rumore. Ho ottenuto una cosa che mi hanno messo quando ero in ospedale, praticamente il braccialetto, che è questo qui, ve lo faccio vedere. Il braccialetto è questo qui, ce l'avevo al polso io quando ho partorito, praticamente quando sono entrata in ospedale, e al bambino quando è nato gli hanno messo il braccialetto uguale, diciamo, con lo stesso numero, quindi 0107 0107, ecco qua. Così mamma e figlio hanno lo stesso numero e non si può confondere la cosa, non ci si può sbagliare. Questa è una cosa ottima che hanno fatto negli ospedali, insomma, per fare in modo che non ci siano scambi di bambini e quant'altro. Quindi ho conservato il mio e quello del mio bambino, che poi ho dovuto tagliare perché non gli usciva dal polso. Poi, anche col mio secondo figlio ho fatto la stessa cosa. Allora, copro un attimo con questo pezzetto di carta, così, perché ci sono i miei dati sensibili. Ok, questo invece era quello che avevo indosso quando ho partorito il mio secondo figlio. Come vedete c'è un numerino, è diverso, il braccialetto è bianco mentre prima era verde e acqua. Poi quello del mio figlio, che aveva al polso lui, e con lo stesso numerino praticamente. Ho partorito tutti e due i miei figli nello stesso ospedale
però ne ho visto che comunque loro ne hanno 5 anni di differenza di età, sono cambiati i colori dei braccialetti. Vabbè. Questo è il test di gravidanza del mio primo figlio e l'ho conservato. Tante volte non si pensano, si fa il test, poi si butta, sia se, che sia positivo, che sia negativo. Invece io ero talmente felice quando ho saputo di aspettare il mio primo figlio che l'ho lavato, l'ho disinfettato, l'ho conservato. Ancora oggi c'è e si vede la striscia positiva, vedete? Stessa cosa ho fatto con mio secondo figlio. Cambia anche il test, ma eccolo qui. Ho ottenuto anche questo. Quello aveva un sistema, praticamente se veniva fuori una linea vuol dire che ero incinta, e questo invece era l'altro sistema, quello che se venivano fuori due linee era segno che la gravidanza era in atto, stessa cosa praticamente. E questo è quello del mio secondo figlio che è nato nel 2006. Allora, questi sono i primi capelli che ho tagliato a mio figlio grande, il primo, e li ho messi qui e dietro. Ho scritto la data e chi erano i capelli perché se avessi avuto altri figli, cosa che poi è successa, magari avrei potuto confondere, quindi io scrivo sempre la data e il nome di chi sono le cose. Stessa cosa con il mio secondo, del secondo sì, per forza ne ho solo due. Poi questi sono ancora i capelli di mio figlio grande, perché da quando è nato, insomma, gli tagliavamo i capelli, però gli facevamo allungare il codino, quindi il codino l'ho ottenuto. Se riesco ad aprire la bustina, magari ve lo faccio anche vedere. Che emozione, lo tiro fuori dopo 20 anni, ve lo dico, 19 anni insomma. Eccolo guardate. Gli avevamo fatto la treccina per tagliarglielo, perché poi si era stufato, non voleva più avere il codino. Era biondissimo. Che emozione tenerlo tra le mani. Non l'avevo più aperto da quando l'ho messo qua dentro, lo guardavo. L'ho tirato fuori solamente per voi. Poi vediamo un po', questo non c'entra. Allora, le ultime cose. Ovviamente ho tenuto anche il primo dentino dei miei figli. E il primo del mio grande l'ho messo dentro questa scatolina. Molto personale, però ve lo faccio vedere lo stesso. Allora, il primo dentino che è caduto a mio figlio è questo e lo tengo veramente come una reliquia, come anche quello dell'altro mio figlio. Dentro la scatolina, conservato bene, anche del mio secondo l'ho messo in questa bustina qui, il primo dentino che gli è caduto. E poi sulla bustina ho scritto ovviamente la data, il nome di mio figlio, e stessa cosa ho fatto nella scatolina qui sul davanti, c'è scritto il nome e la data. Avevo anche, cosa che mi rincresce tanto, le ecografie. Allora, diciamo che 20 anni fa, 15 anni fa, non era come adesso, non c'erano i macchinari e la tecnologia che c'è adesso, quindi erano delle ecografie, insomma, due in croce, non te ne facevano di più, adesso invece c'è di tutto di più. E, dunque avevo due foto, ma si sono purtroppo cancellate.
qui c'era la foto dell'ecografia. Questa cosa mi fa piangere veramente il cuore, perché mi sarebbe piaciuto rivederle. Vabbè, una è di qua e una è di qua, ma non si vede praticamente nulla, vedete? Cancellate. A saperlo prima le conservavo meglio. Vabbè, fa niente. Però insomma, tutte le altre cose che vi ho fatto vedere le ho ottenute, e questa cosa mi rende veramente felice. E un consiglio appunto che voglio dare a tutte le ragazze che magari hanno intenzione di avere dei bambini, o magari aspettano un bimbo adesso, di tenerle tutte queste cose, perché aiutano molto. Almeno a me è successo così, e tuttora, come vi ho detto e vi ripeto, quando ho dei momenti un po' di defiance vado a guardarmi queste piccole cose. E stavo pensando magari di sistemarle diversamente, non so, fare un quadretto, oppure non so, però ho pensato anche un quadretto con dei testi di gravidanza attaccati, non è che sia il massimo, mi farò venire in mente qualcosa. Ok amici, io sono felice di aver condiviso questa cosa con voi. Allora, vi saluto, vi mando un abbraccio grandissimo, fatemi sapere cosa ne pensate, a presto, ciao!